Inaugurata nella Biblioteca Comunale Biagio Mercadante a Sapri, in provincia di Salerno, biblioteca diretta dalla dottoressa Marina Dattola, la mostra 50 anni di radio in FM, nel ricordo di Bonaventura Postiglione, primo pioniere in Italia delle radio libere, ma libere veramente. La mostra, organizzata dallo storico speaker radiofonico e giornalista Tonino Luppino, uno dei pirati pionieri dell'etere in Campania. La mostra racconta i 50 anni 1973-2023 con foto, video, quadri esplicativi e radio d'epoca messe a disposizione dal collezionista di apparecchi radiofonici Nicola Spolzino di Sala Consilina. La mostra resterà aperta fino al 31 agosto 2023. Grazie a questo illustre, questo grande potentino, Bonaventura Postiglione, detto Nino, che nel 1973 registrò presso la Camera di Commercio della sua amata città Potenza la ditta Radiodiffusione, che poi diventò Radio Potenza Centrale 1 e Radio Potenza Centrale, che trasmette ancora e che è la radio più ascoltata dai lucani, ma anche nelle vicine regioni, quindi anche in Calabria e in Puglia è molto ascoltata. E quindi che cosa questa mostra racconta? Quel periodo meraviglioso, questa stagione meravigliosa, quella delle radio libere, sì, attraverso foto, video, pannelli esplicativi, no, naturalmente, e poi attraverso anche alcuni pezzi di storia che sono le radio d'epoca, grazie a Nicola Spolzino, che è il massimo collezionista di radio in Italia. Lui possiede oltre 4.500 radio, lui è di Sala Consilina e lo ringrazio affettuosamente perché ha messo a disposizione di questa mostra, che resterà aperta fino al 31 di agosto, una decina di radio d'epoca, che vanno dagli anni 30 agli anni 80. Torino, dicevo, oggi festeggiamo Nino Postiglione, ma in qualche maniera anche la tua persona. Sei un giornalista insomma di vecchio stampo, posso dire così. E allora un ricordo che tu hai, ecco, per esempio dell'intervista a San Giovanni Paolo II. Sì, Papa Karol Wojtyla. E Radio Sapri è entrata nel blog della storia delle radio in FM proprio non solo per l'impegno nel sociale di quegli anni della radio, che porta il nome di questa splendida città, la mia città Sapri, ma per quella lontana intervista del 17 gennaio 1979 a Karol Wojtyla, e fu un'intervista rubata perché io mi travestì da missionario sudamericano pur di intervistarlo, va bene? Staffelli ancora non era nato, però insomma era stato appena eletto Paolo. Sì, era stato eletto, lui di buon grado accettò l'intervista, non sapeva che io mi ero travestito da missionario, fui bloccato dai servizi di sicurezza del Vaticano, ma lui poi alla fine mi perdonò e mi lasciarono andare i funzionari dei servizi di sicurezza perché erano già sul punto di consegnarmi alla polizia italiana, al distaccamento della polizia italiana che si trova lì in piazza San Pietro. Bene Tonino, grazie infinite per questi bellissimi momenti che ci regali, grazie. Grazie a voi. È una radio di quei tempi, ma ce ne stanno parecchi perché la Marelle era una bella marca. Sì. Col giradisc che si metteva i dischi a 78, a 33, a 45 giri, e poi a onde medie e onde corte, a modulazione frequente. Oggi siamo qui a Sapri per ricordare un pioniere, insomma, sì, delle radio libere, sì, l'amico Bonaventura Postiglione. Ecco, qual è il suo sentimento in questa giornata? È di trasmettere ai giovani quel poco che noi abbiamo imparato nella vita. Chiaro. E se potessimo passare la voce ai noi giovani, ci tengo parecchio. E lo stiamo facendo. Grazie ancora, signor Spolzino. Prego. Grazie, grazie.